Buongiorno a tutti i presenti e davvero un ringraziamento alla Presidente del vostro ordine per questo invito che mi è stato fatto e per l'occasione che mi viene data di portarvi un saluto e di prendere un impegno. E saluto davvero con amicizia le persone che sono qui al di là del tavolo e apprezzo molto l'intervento ultimo della senatrice Garavaglia, che nel suo percorso istituzionale ha lasciato più di una traccia importante del suo lavoro e va dato questo riconoscimento. Prima di diventare senatrice, io ho fatto l'assessore alle politiche sociali. L'ho fatto nella mia città, L'Aquila, e l'ho fatto nel periodo più difficile della mia terra, il periodo del post-terremoto. E questa esperienza mi ha segnata nel profondo. Ho fatto anche altre esperienze istituzionali prima, ma quella di dover affrontare dal punto di vista di una politica di ente locale un disagio, dei problemi, delle questioni e delle esigenze di riequilibrio sociale mi ha assolutamente prodotto una necessità di stare più nelle cose e con le persone. Non sarei riuscita a raggiungere gli obiettivi che invece ho raggiunto in quegli anni impegnatissimi di assessore alle politiche sociali se non avessi avuto un'equipe di lavoro dove dalla dirigente Patrizia Del Principe a tante altre, se non ci fossero state persone che avevano proprio questa qualità professionale di assistenti sociali. E non lo dico perché sto qua, lo pratico, l'ho detto in altre circostanze, e trovo davvero ingeneroso che il percorso della legge che noi stiamo cercando di portare avanti venga in qualche modo malamente condizionato proprio da questo scontro, conflitto tra professioni. Perché diciamo la verità, nelle consultazioni il problema principale che emerge è che non si vuole riconoscere la qualità della professione perché sembrano subentrare altre logiche legate ad altre professionalità. È come se quando si fa un piano regolatore si potesse fare il piano regolatore solo con gli architetti. No, c'è bisogno anche del geologo, c'è bisogno anche dell'ingegnere. In una politica sociale, ed oggi in questa giornata lo dobbiamo dire con forza, c'è bisogno dell'assistente sociale, peraltro formato, così come prevede oggi la nostra normativa, quindi altamente qualificato. Quando sulla stampa si legge, sulla base di un fatto di cronaca, una criminalizzazione di una categoria, io penso sempre che non sia casuale, perché quasi nulla accade per caso. C'è sempre una logica, e la logica è proprio quella dello scontro, conflitto tra diverse possibilità, tra diverse competenze, tra diverse professionalità. E credo che nel percorso che stiamo facendo in Senato su una legge importante, che spero proprio riusciremo ad approvare, queste logiche anche di sparare su determinati casi facendoli diventare come fossero il fatto generale, e ci sia anche questo percorso della legge non riusciamo fino in fondo a portare avanti. Concludo. Sostenere i diritti umani per tutti, ci dite. Rispetto per tutte le opinioni, valorizzare le differenze, comunità rispettose, futuro sostenibile, dare voce a chi non ne ha. Purtroppo nessuno di questi cartelli registra la verità.
Questi cartelli registrano un desiderio, una missione che la nostra comunità, il nostro paese dovrebbe avere e che è stata ben esplicitata dall'intervento del ministro e della mia collega Mattesini. Non si sostengono purtroppo i diritti umani per tutti e ci sono moltissime ingiustizie. Non c'è rispetto per tutte le opinioni e c'è ancora un razzismo di fondo e prevalgono i pregiudizi, troppo spesso. Non ci sono purtroppo comunità rispettose e il futuro non appare molto sostenibile. È difficile spesso dare voce a chi non ne ha. Se questo è il quadro, perché purtroppo è così, lo sforzo della politica deve essere molto maggiore. E le cose che sono state dette anche sulle politiche sociali e sui fondi per le politiche sociali, su cui noi stiamo facendo una battaglia con il ministro competente, devono trovare una strada più definita. Quello che invece io condivido, non perché gli altri non li condivida, condivido tutto, ma purtroppo registrano un auspicio e un messaggio per il futuro. È questo qui, assistenti sociali per la dignità umana, perché è vero che all'interno di una comunità, attraverso i servizi sociali, si può aiutare al raggiungimento di un più elevato livello di dignità attraverso l'opera sagace, intelligente e professionale degli assistenti sociali. Io vi ringrazio per questa occasione, sono, come sapete, a vostra disposizione e credo che, così come in questa giornata, in altri momenti di confronto, abbiamo sempre messo a segno dei risultati importanti, dobbiamo continuare così. Grazie.